a vedere questo libro perché sarà il manuale dei corsi che si terranno nell'11° municipio. Si intitola Il libro di Tommy, un manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità. Lo hanno scritto Giuliana Beppato e Maria Tina Ascarano. Questo libro ha il patrocinio della città di Torino, perché là c'è stato un altro progetto simile. Insomma, sono pochi i progetti ancora in Italia del genere, ma Torino è stata la capofila e insomma, ha creato questo manuale. Se siete interessati ve lo faccio vedere, se l'argomento vi interessa potete anche voi approfondire. Allora, abbiamo al telefono Tommaso Giartosio dell'associazione Famiglia Arcobaleno, ben trovato. Buongiorno, grazie di questo intervento. Allora, stiamo spiegando allora l'importanza di questo corso. Ci vuole anche lei raccontare qualcosa della sua esperienza? Noi abbiamo avuto un'esperienza positiva, abbiamo una bambina che fa la materna e un bambino più piccolo al nido, e le esperienze sono state, devo dire, molto belle, a mostrare che le persone e la società sono preparate ad accogliere famiglie come le nostre. Certo, bisogna anche lavorarci, abbiamo avuto contatti con le maestre, con le educatrici, ripetuti, abbiamo monitorato le situazioni per assicurarci che fossero preparate ad accogliere bambini come i nostri, perché la prima reazione, questo lo si vede anche nell'esperienza di famiglie gay o lesbiche che sono un po' più grandi e che hanno bambini un po' più grandi dei nostri, è che l'insegnante dice: ma non vi preoccupate, questo non è assolutamente un problema, in classe non verrà fuori e quindi non c'è bisogno di parlarne. Invece c'è bisogno proprio di parlare. Invece deve essere una cosa trasparente, anzi condivisa e discussa con gli altri bambini, se ci sono delle questioni. I nostri bambini sono socializzati come figli di coppie gay o lesbiche, quindi noi siamo le loro mamme e i loro papà, e loro parlano delle due mamme e dei due papà che hanno, e questo devono poterlo dire tranquillamente in una situazione in cui nessuno, e in primo luogo non gli insegnanti, mette in discussione le loro affermazioni o semplicemente le svalorizza con il silenzio. No? Deve essere una famiglia come un'altra, e questo devo dire è quello che abbiamo trovato. Penso che alcune delle insegnanti dei nostri figli tra l'altro parteciperanno a questo corso, saranno testimoni di ciò che verrà detto e interverranno, proprio perché potranno portare la loro esperienza. Benissimo, grazie allora per il suo intervento, saluto Tommaso Giartosio, un piacere averla sentita. So se volete aggiungere qualcosa e poi parliamo invece delle critiche con l'assessore. No, sicuramente, come diceva Tommaso, le maestre, l'accoglienza è stata sicuramente nella maggior parte dei casi assolutamente positiva, c'è stato un grandissimo interesse, una grande curiosità sulle nostre realtà omogenitoriali. A volte si ricade in quelle difficoltà che possono sembrare assolutamente banali, che so, come facciamo a gestire la festa del papà piuttosto che la festa della mamma quando manca una di queste due figure. A me verrebbe da rispondere: quando un bimbo non ha una delle due figure, ve lo siete già posti questo problema? Spero di sì. Se non fosse stato così, allora bene, troviamo insieme degli strumenti che possano essere utilizzati, messi in pratica per evitare qualsiasi tipo di disagio. Quindi, che so, potremmo o non fare le due feste, perché in alcune scuole non viene fatta la festa del papà o la festa della mamma, perché non è una cosa, non sono delle feste ministeriali, ma vengono decise dalla scuola. Però se le scuole ci tengono a fare queste feste tradizionali, lungi da noi ovviamente dover andare a sconvolgere delle situazioni di un certo tipo, allora a quel punto magari la festa del papà può essere per il nostro figlio indirizzata, il regalino può essere indirizzato al nonno, se proprio vogliamo ritrovare una figura di riferimento maschile, oppure magari nella poesia che viene scritta, viene recitata in classe, potrebbe essere carino evitare di trascrivere nella poesia di nostro figlio "caro papà", cose che invece purtroppo a volte sono successe, oppure durante la festa della mamma, parlo della nostra situazione, il bambino ha due mamme, quindi è giusto che ci siano due regalini, ed eventualmente ce ne deve essere solamente uno per non far ingelosire l'altro bimbo che invece ne ha uno solo, magari un regalino con due nomi. Poi ci sono delle situazioni
simpatiche che vengono fuori, sono degli aneddoti che io amo sempre raccontare, perché mettono in evidenza come i bambini sono assolutamente puliti e trasparenti e non hanno nessun tipo di problema ad affrontare una situazione che può sembrare differente dalla loro, anzi a volte quelli che possono sembrare dei punti critici diventano dei punti di forza. Quindi un bimbo con due mamme, è capitato un paio di volte in bimbi della nostra associazione che il compagnetto è tornato a casa disperato dicendo che voleva due mamme anche lui, invece lui ne aveva solamente una. Per dire, guarda, certo questa è una banalizzare in maniera, diciamo, però per rendere, ecco, certo, la situazione. Comunque nel manuale si suggeriscono anche delle soluzioni, nel libro di Tomi, anche delle soluzioni a cose come questa, appunto, come le due feste, ad esempio, a festeggiare un familiare caro a scelta del bambino, senza andare ad individuare per forza la mamma o il papà. Allora, cara Liveroli, quali sono state le critiche che avete dunque ricevuto? Allora, intanto abbiamo ricevuto una critica da un noto quotidiano nel quale il giornalista si chiedeva in modo assolutamente polemico come potevamo noi organizzare dei corsi rispetto a un tema di cui non si conosceva il numero dei destinatari, ovvero voi non avete la più pallida idea di quanti sono questi bambini, no? Interessati. E quindi perché occuparvi? E quindi perché ve ne occupate? Soprattutto la domanda era perché spendete soldi pubblici su questo. Io devo dire, sono rimasta allibita. Diamola perché, proprio, anzi, poi veniva contrapposto il tema, perché ci si chiedeva perché questo corso e non un corso che riguarda bambini extracomunitari. Allora, è sconfortante, perché noi stiamo portando avanti un progetto di trasformazione culturale in itinere e agli esordi, cioè di cui nessuno conosce, come dire, nessuno ha la statistica, no? È un progetto pilota questo. Sappiamo invece quali possono essere gli effetti negativi, perché sono già successi. Cioè, gli aspetti negativi sono sicuramente il rendere il bambino e farlo sentire diverso rispetto ad altri, di una diversità particolare. Possono esserci episodi di razzismo, di omofobia, e questo è un paese, anzi questa direi purtroppo una città in cui negli ultimi due anni e mezzo, devo dire, episodi di questo genere sono saliti all'onore delle cronache. Mi chiedo, noi sapevamo, faccio un esempio, in contemporanea noi col progetto Sicurete 2, che è finanziato dalla Regione Lazio, stiamo portando avanti un corso di prevenzione del bullismo e delle forme di disagio comportamento antisociale in una scuola media. Nessuno ci ha mai chiesto di sapere quanti erano i bambini bulli di quella scuola. Semplicemente andavamo a fare un ragionamento di prevenzione, cioè spiegavamo quali erano comportamenti civici corretti, come riconoscerli anche attraverso giochi di ruolo, no? E quindi a dare delle risposte, a canalizzare le energie negative. Allora, in qualche modo questo è un tema diverso, tra l'altro io ci tengo a dirlo, l'ho detto, loro lo sanno, non ci stiamo ponendo il tema in modo, come dire, sostanziale, cioè non ci interessa adesso sapere se la didattica o la pedagogia rispetto a questa è corretta, cioè nessuno di noi vuole sapere se è giusto avere due mamme o due papà, non entriamo nel merito di questo, noi prendiamo atto di una trasformazione della società e soprattutto della famiglia, di una famiglia che non è tradizionale, ma tra l'altro c'è chi pensa che anche una coppia di fatto etero sia una famiglia non tradizionale. Allora diciamo che la società ci impone un cambiamento di mentalità e ci mette in contatto con delle realtà di legame, perché io credo che la coppia poi sia un legame tra persone che si amano, che non hanno età, che non hanno differenze culturali più di tanto, perché l'amore io credo non abbia genere e non ha colori. E ho visto tra l'altro questi bambini con le loro mamme, con i loro papà, esprimere la loro affettività esattamente come tutti gli altri, sicché nessuno potrebbe individuare quelli come bambini di figlie, cioè di coppie omosessuali, quindi non sono assolutamente diversi, hanno due braccia, due gambe, tutto il posto giusto e avranno sicuramente problemi della loro età come tutti gli altri. Non mi sembrava che questo carattere, diciamo, di appartenenza ad una famiglia non tradizionale fosse una cosa da sottolineare. Ciò che ci interessa è portare avanti una battaglia per il riconoscimento dei diritti, far sì che questi bambini possano vivere giustamente la loro età nel clima più sereno possibile, con persone preparate in grado di accogliere la diversità, di valorizzarla, quindi non di smetterla né tantomeno di giudicarla. Ecco, questa è l'attenzione
l'atteggiamento che ci interessa di più. Benissimo, vi ringrazio, siamo a fine trasmissione. Grazie. Carla Di Vero, l'assessore delle politiche culturali del municipio Roma 11, Marilena Grassadogna, responsabile del gruppo Scuola Roma delle Famiglie Arcobaleno. Il sito di Famiglie Arcobaleno è www.famigliearcobaleno.org, se volete maggiori informazioni anche su questo corso, vedo che c'è proprio il messaggio qui sulla home page. Vi ricordo